Moonlight, finalmente è uscito il film tanto atteso, perlomeno che io ho atteso in questi mesi, soprattutto per il riscontro che ha avuto e per il grande successo e per le candidature agli Oscar, tra cui vi ricordo miglior film, quindi insomma anche candidature parecchio importanti. E, Moonlight è diretto da Barry Jenkins, noi in Moonlight seguiamo la vita di Chiron. Sì, è un film apparentemente semplice, vi dico, non ci sono effetti speciali, non ci sono manierismi, non ci sono fronzoli, ma c'è invece una gran cura per lo stile di questo film. Allora, come vi ho detto, un film semplice, seguiamo la vita di Chiron nei sobborghi di Miami. Chiron è un ragazzo nero di colore e vive in un quartiere dove appunto ci sono problemi di droga, spaccio, dove gli atti di bullismo sono la regola del giorno e dove lui cresce con la madre, sempre ovviamente con problemi di droga, e il padre inesistente. Chiron però è un ragazzo molto introspettivo ed è proprio lì che viene uno degli aspetti fondamentali del film. Non ci sono tante parole, non si parla tanto nel film, ma non vi preoccupate perché tutto quello che le parole non riescono a dire, che non dicono, lo fanno i gesti. Il film infatti è fatto di sguardi, di gesti, di contatti, di emozioni e che riescono, che ritornano allo spettatore, che ritornano a noi in modo davvero potente. Una delle grandi potenze del film è proprio questa, quindi la dimensione del corpo, la parte corporale del film e della sensorialità riesce a donarci appunto quello che le parole non dicono, non fanno. E la prima parte, il film è diviso in tre parti, dall'infanzia all'adolescenza all'età adulta. Noi seguiamo questo ragazzo Chiron, come vi ho detto. Chiron tra l'infanzia e l'adolescenza conoscerà Yuan, uno spacciatore di droga interpretato da Marsali Ali, che sarà però per lui come una sorta di figura paterna e sarà anche una parte fondamentale del film. Yuan, anche lui gli dirà una frase importantissima, e si parla poco, ma queste ci sono alcune frasi davvero importanti, e anche qui è una particolarità, poco ma detto bene, detto nel momento giusto. Yuan gli dirà: non far sì che nessuno decida per te, sii tu a decidere cosa vuoi essere, non permettere a nessuno di decidere per la tua vita. Questa potrebbe essere, può sembrare una frase banale, no? Magari quanti ce lo siamo sentiti dire, fai quello che ti senti, segui, no, la tua passione, però in realtà è una frase davvero importante, perché se ci pensate bene è poi l'essenza del vivere. Dobbiamo davvero decidere cosa vogliamo fare, ma l'abbiamo fatto nella nostra vita? Ed è sicuramente una parte fondamentale del film e che una frase che accompagnerà poi Chiron in tutta la sua vita, perlomeno fin dove lo seguiamo noi. E noi lo seguiamo a braccetto, davvero ci sembra di stargli di fianco nelle sue battaglie appunto contro i bulli del quartiere, ma anche nella sua scoperta della sessualità e dell'omosessualità, quindi un sondare, no, i meandri della sessualità per un ragazzino e per un adulto. E Chiron, come vi ho detto appunto, ama molto la solitudine, l'introspezione, è un ragazzo parecchio solitario e gli piace molto andare sulla spiaggia. Ci sono queste scene, a mio avviso, bellissime del mare, di questo mare sconfinato, un mare dove perdersi, ma anche un mare dove magari lanciarsi per lasciare alle spalle le proprie ansie e le proprie angosce. E lì Chiron dirà una frase che vi dico è proprio una frase centrale del film, che è appunto: a volte piango talmente tanto che mi sembra di trasformarmi in gocce. Detto questo, non vi voglio spoilerare niente, perché come sapete non lo farei neanche sotto tortura, ma vi do qualche curiosità. Allora, il film è prodotto da Brad Pitt, Plan B. Brad Pitt ha deciso di produrre questo film, che direi appunto egregiamente, no? E il film è tratto da un'opera teatrale, Moonlight, Black Boys Look Blue. Il blu ancora una volta ritorna perché non solo nell'opera teatrale ma anche nei colori del film ci sono questi contrasti di fucsia neon con il blu neon, e poi ritornerà ancora nel film, e anche qui non vi anticipo niente, ma tenetevi in mente la parola blu. Ed infine, insomma, lo stile appunto del film, queste inquadrature, questi primi piani, come vi ho detto, i gesti e le emozioni che contano più delle parole. Un film che vi consiglio. Io come sempre sono Serenamente, Cineblog, Facebook, Instagram, YouTube, sapete dove trovarmi, come sempre su Serenamente. Alla prossima, ciao amici!